Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con il primo Ask Alice in cui risponderò alle vostre domande. Ci ho messo un po' a pubblicare questo video perché vi avevo fatto un sondaggio sulla community di YouTube in cui vi chiedevo se avreste preferito vedere prima un vlog oppure appunto il video in cui rispondevo alle vostre domande. Aveva vinto il vlog, però direi che oggi è arrivato il momento di fare questo video in cui rispondo alle vostre domande, però prima vi ricordo che alla fine del video saluterò 5 di voi. Se vi va seguitemi su Instagram e mi trovate come chiocciola alicelatte trattino basso, lo trovate sia scritto qua sopra da qualche parte che sotto trovate il link in bio, ma direi che ora è arrivato il momento di iniziare. Allora, Giada Genko mi chiede: sei fidanzata? Hai mai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Cosa non ti piace di te? Ciao, sono Giada, mi saluti. Ciao Giada, grazie mille, un bacione grande. Sei fidanzata? Sì, sono fidanzata con un ragazzo che si chiama Daniele e siamo insieme da circa 2 anni e mezzo. Hai mai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, assolutamente sì, penso un po' come tutti, però non le cambierei perché queste cose di cui mi sono pentita mi hanno aiutato appunto a capire che sono cose che non voglio nella mia vita o non voglio determinati comportamenti nella mia vita e quindi mi hanno portato a quella che sono oggi per appunto non rifarli e fare, si spera, scelte migliori, appunto fare tesoro di queste cose di cui mi sono pentita. Quindi in realtà non mi butto molto giù perché penso sia normale, umano, sbagliare, basta poi appunto farne tesoro. Poi si era girato un attimo il telefono. Cosa non ti piace di te? Allora, penso che i miei più grandi difetti siano l'essere permalosa, perché anche piccole cose mi fanno davvero tanto arrabbiare, quindi ci soffro e ci sto male anche per cose che si potrebbero risolvere parlando semplicemente. E poi direi che sono molto gelosa, possessiva, sia con le amicizie che appunto con i ragazzi, quindi anche questa è una cosa che, con cui devo appunto lavorare su me stessa e cercare di migliorare, però penso che i difetti su noi stessi li vediamo poco e sarebbe meglio appunto chiederli a qualcuno che ci conosce. E quindi se qualcuno di voi mi conosce, me li scriva pure qua sotto, oppure anche solo dei video, se secondo voi ho qualche difetto, magari sono logorroica, parlo troppo veloce, non lo so, scrivetelo pure qua sotto, che vi ascolterò sicuramente. Poi, Debadisa WGF mi fa ben 6 domande, quindi intanto ti ringrazio tantissimo per le domande. La prima è: hai mai pensato di chiudere YouTube? No, non ho mai pensato di chiudere YouTube perché YouTube io lo vedo come il mio piccolo spazio in questo mondo in cui posso essere me stessa, comunicare, dire quello che mi passa per la testa, fare quello che mi piace, qualsiasi tipologia, avere interazione con persone che magari sono dall'altra parte del mondo e che non avrei occasione di fare senza YouTube. E quindi no, proprio no, assolutamente no, è veramente il mio spazio, è il mio sfogo e mi piace molto. Come mai hai deciso di fare un canale YouTube? Appunto, direi che si ricollega alla prima domanda per avere appunto il mio piccolo spazio in cui poter raccontare me stessa, sentire pareri, eccetera. 3. Fare altri svuota la spesa? Allora, a me gli svuota la spesa piacciono molto. Se vi va, vi lascio la playlist qua sopra da qualche parte. Non ne faccio più da un po' perché essendo iniziata l'università ho comunque poco tempo per fare i video, magari preferisco fare video un po' più chiacchiericci, un po' più interessanti o altro perché appunto è quello che mi va di fare, però magari potrei metterlo in mezzo alla settimana come video extra, fatemi sapere se vi può interessare qua sotto nei commenti comunque. Sì, perché comunque a me piacciono e quindi penso proprio li rifarò. Poi, 4. Comprerai altre buste sorpresa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, sia di Tiger, sia di magari Mystery Box eBay, eccetera. Fatemi sapere qua sotto appunto se vi piacciono questi video. Di Tiger appunto pensavo di farli circa una volta al mese, così vediamo in base alle varie collezioni cosa cambia dentro le buste, poi perché vabbè sono una bambina dentro e mi piacciono da morire. E quindi sì, pensavo una volta al mese le buste di Tiger, poi magari qualche volta Mystery Box eBay, eccetera. Se vi va vi lascio qua le playlist sia di Tiger, in quanto abbiamo 3 episodi sempre in cui apriamo le buste, sia il video della Mystery Box di eBay di prodotti elettronici. 5. Farai il What's on My Bag? Sì, assolutamente sì, ho già in programma di farlo, sarà uno dei prossimi video, non so se fra 2 o 3 video.
più o meno, penso, comunque dipende anche da voi se mi dite che vi interessa o meno, perché vi ho fatto da poco il cosa c'è nel mio zaino dell'università e quindi principalmente le cose ora ce le ho lì, ma magari quando vado in sessione, eccetera, avrò più la borsa, appunto la borsa normale con cui si esce, dovevo più cosine perché non dovendo appunto andare all'università e portarmi principalmente le cose lì, pensavo di farvelo. Quanti anni hai? Ho 20 anni perché sono nata il 14 maggio del 1999. Andiamo avanti. Marti e Viola Biscotti mi chiede: come andavi a scuola, medie e superiori? Un bacio intanto. Allora, alle medie andavo bene, direi abbastanza bene. Avevo la media dell'8, 9. Più o meno così, e sono uscita con 8, quindi secondo me nella media. Alle superiori ho fatto innanzitutto uno scientifico, anche lì andavo abbastanza bene, e avevo la media del 7,5-8, appunto alle medie sono uscita con 8 e alle superiori sono uscita con 74. Perché in realtà poi ho scoperto, andando avanti, che le materie scientifiche non è che mi piacevano poi così tanto, però ormai ho finito il percorso che avevo iniziato, poi appunto con l'università ho cambiato totalmente, andando più sulla materia umanistica, direi. Sarayane Maggi mi chiede: sei diplomata? Per favore mi saluti in un video. Intanto, ciao, un bacione anche a te, grazie mille per la domanda. Sei diplomata? Sì, appunto, liceo scientifico, perché di Torino mi sono diplomata al liceo scientifico Niccolò Copernico e sono uscita con 74, appunto. Irene Pacifico mi chiede: quali pensi che siano le cose essenziali nella vita? Un bacione, ti adoro, grazie mille, un bacione anche a te. Allora, le cose essenziali della vita, secondo me, innanzitutto la prima è la felicità, che si ricollega alle altre cose che per me sono più importanti, come l'amicizia, o le nostre passioni. Insomma, per me nella vita è importante circondarsi di tutte le cose che ci rendono felici e non perdere tempo a fare quelle cose che ci sentiamo obbligati a fare, eccetera, fare solo quello che ci rende appunto felici. Secondo me è questa la cosa più importante della vita, che si ricollega poi appunto all'amicizia, alle passioni e a tutto il resto. Fairy Moonrise mi chiede: che musica ascolti, cantanti, bands preferiti? Allora, io ho da sempre ascoltato Justin Bieber, quindi il mio cantante preferito è Justin Bieber, anche se ora pubblica una canzone ogni mille mai, io lo ascolterò per sempre, penso, perché lo ascolto quando andavo, non lo so, in prima media, forse, sì, anche prima, boh. E un altro cantante che mi piace molto è Eminem, perché appunto i miei generi preferiti sono il rap, italiano non tanto, qualche canzone sì, ma più che altro americano, inglese, quindi Eminem, e poi il pop, come appunto il mio cantante preferito è Justin Bieber, però ascolto molto anche le canzoni che vanno in radio, mi caso anche con quelle, non ho gusti troppo difficili, faccio fatica solo ad ascoltare magari canzoni troppo lente, mi piacciono quelle un po' più ritmate. Quali tecniche usi per studiare? Potresti dare dei consigli? Che cosa stai studiando? Allora, io frequento il secondo anno di giurisprudenza e pensavo di farvi un video riguardo sul metodo di studio, quindi stay tuned. Tuned, tuned, certo. State connessi che prima o poi arriverà questo video. Chiara Lisanti mi chiede: potresti fare altri video sulle buste a sorpresa di Tiger o quelli sui pacchi misteriosi, per favore? Grazie mille, sei bravissima, continua così. Comunque è uscito bellissimo il trucco, perché sì, questo commento era sotto appunto il penultimo video, che se non avete visto vi lascio qui. Chiara, ti ringrazio molto, un bacione. Allora sì, appunto, i video di Tiger li farò, però volevo chiedervi se voi conoscete anche altri posti in cui vendono pacchi misteriosi, buste misteriose, anche siti online. Lasciatemi qui sotto, che sarò felicissima di darci un'occhiata. Poi, Alessandra Bachmaschi mi chiede: vai ancora a scuola? Sì, appunto, frequento il secondo anno dell'università e secondo me la scuola è molto importante, però dopo il liceo, la scuola superiore, è importante decidere, ognuno deve fare appunto il lavoro su se stessi per vedere se si vuole continuare a studiare oppure se ci si vuole buttare sul mondo del lavoro, quindi insomma una scelta importante che va ragionata. Comunque io sì, a me piace studiare, giurisprudenza è quello che voglio fare, quindi per ora sto continuando. Corea mi chiede:
Quali sono le tue passioni, a parte il collezionare cartoleria? Grazie mille per la domanda, direi che sì, il collezionare cartoleria è una delle mie più grandi passioni, non so, chili e chili potrei veramente, non lo so, però mi piace da morire, quindi la continuo a comprare. A parte questo, allora, la mia più grande passione è la danza. Io ballavo, facevo hip hop e dembow, da anni, ma avevo iniziato con altri stili dalla seconda elementare, quindi era proprio uno sport, un hobby che per me faceva parte della mia vita, però poi è già un anno e mezzo che non ballo più perché con l'università era un po' tanto impegnativo e purtroppo ho dovuto lasciare. Quindi direi sì, la musica e la danza e anche leggere. Leggere, leggo parecchio, anche se con l'uni ho un po' meno tempo, però io ci provo. Poi Miriam Romanazzi mi chiede: a quanti anni hai avuto il tuo primo fidanzato? PS ti adoro, mi puoi salutare. Ciao Miriam, un bacione. Allora, il mio primo fidanzatino ce l'ho avuto, penso, alle medie, si chiamava Gianluca. Ciao Gianluca, in caso mai vedessi questo video. E il mio primo, sì, fidanzato, fidanzatino un po' più da grande, direi che ce l'ho avuto in prima, seconda superiore, si chiamava Gabriele. E quindi un ciao anche a Gabriele in caso vedessi questo video. Poi Zof mi chiede: ciao, mi piace un sacco il tuo stile, grazie mille. Domanda: film, telefilm preferiti, che musica ascolti? Allora, che musica ascolti? Ho risposto alla domanda prima. Film, telefilm preferiti, io ora sto guardando una serie TV con mia mamma che si chiama Breaking Bad, sicuro la conoscerete, che è pazzesca, sono innamorata. Ogni volta che vado da mia mamma siamo lì attaccate alla TV, non ci stacca nessuno. E per favore non me la spoilerate perché sono ancora, mi sembra, alla quarta stagione. E mi sta piacendo molto. Poi mi è piaciuta molto La Casa di Carta, tutte e tre le stagioni, molto molto belle. Poi mi è piaciuto molto Il Diario dell'Ancella, bellissima, un po' meno conosciuta ma molto bella, se non l'avete vista andatela a vedere perché è pazzesca. E poi invece film, mi piacciono molto i film catastrofici, quindi alieni che vengono e distruggono il mondo. Questi film qua mi piacciono molto, forse ho preso da mio papà, che anche a lui piacciono. E poi mi piacciono anche molto i film sulla danza, come Step Up, questi generi di film. Come saghe di film, mi è piaciuto molto Twilight e Harry Potter. Questa era l'ultima domanda a cui rispondo oggi, se no il video viene eterno. Io vi ringrazio a tutti per le domande, chiedo scusa se non sono riuscita a rispondere a tutte, ma sicuramente ci saranno altre occasioni. Se voi avete altre domande per un prossimo video, lasciatemele pure qua sotto nei commenti, io me le segno e magari più in là farò un altro video. E ora è arrivato il momento di salutare 5 di voi, i primi 5 che hanno commentato nello scorso video. Voglio salutare Sabrina Naciri, Martina Capodivento, Aurora Contorno, Martina e Sara Zalambani. Io vi ringrazio per aver commentato l'altro video, vi saluto, vi mando un grosso bacio. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate, scrivetemi tutto quello che volete, che io sono molto aperta e vi leggo tutti sempre. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto. Se siete arrivati a questo punto, commentate con, non lo so, un cuore nero, se si può su YouTube, penso di sì. Un cuore nero, oppure se non si può, fatemi un cuore rosso e poi scrivetemi fra parentesi nero. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!